Il Comune di Lucca aumenta i controlli antimafia su appalti e concessioni di lavori pubblici. L'intesa è stata siglata dalla prefetto Giovanna Cagliostro, dal sindaco Alessandro Tambellini e dal sottosegretario agli interni Domenico Manzione, alla presenza delle istituzioni, delle forze dell'ordine e dei rappresentanti delle categorie economiche. In sostanza, Prefettura e Comune di Lucca si impegnano ad estendere i controlli contro le infiltrazioni della criminalità all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti al di sotto dei limiti previsti dal codice delle leggi antimafia. Finora queste verifiche venivano eseguite solo su appalti di importo superiore a 5 milioni. Con il protocollo questa soglia si abbassa a 250 mila euro. Stesso discorso per le forniture, la cui soglia minima per i controlli scende da 200.000 a 50.000 euro. Il Comune di Lucca ha chiesto l'estensione delle verifiche antimafia in occasione dei tanti cantieri aperti in centro storico. Il Comune di Lucca ha attualmente una quarantina di milioni di lavori assegnati e ha inteso siglare questo protocollo di legalità per fare in maniera che tutto ciò che avviene col denaro pubblico avvenga nella maggior chiarezza, a garanzia dell'ente, a garanzia dei cittadini, a garanzia di chi lavora. Lucca è il primo comune a firmare questo protocollo, ma la prefettura si augura che l'esempio possa essere seguito da altri municipi.